Qualcosa bisogna produrre. Me lo dicono sempre, in tanti. Il valore dei frutti della terra oggi non è determinato dall'impegno del contadino. Ci sono fattori strategici meno visibili e controllabili. La distribuzione, il mercato. A furia di sentirmelo dire, quest'estate ho deciso di rendermi conto di persona come funziona l'agricoltura. Quella vera, con la A maiuscola, nelle varie zone d'Italia. Ho preparato lo zaino, ho acquistato un biglietto ferroviario della durata di un mese e come un vero e proprio novizio che cerca consiglio, sono partito verso sud. Prima tappa, la patria del pomodoro e dell'uva. Sicilia, Puglia, Calabria. Sono rimasto subito meravigliato. Distese di frutta e verdura a marcire sui campi. Una protesta di mesi assolutamente invisibile per l'Italia vacanziera. La bellezza dell'ambiente dove Salvatore svolge giornalmente il suo lavoro, con il mare a far da sfondo ai coltivi, stride con le sue parole di sconforto. A 60 anni mi dice di essere tornato a fare il bracciante sulla sua terra. Qui più lavori, più rischi di indebitarti. La prospettiva rassicurante del posto fisso in fabbrica è un miraggio che mi hanno invitato a fare diventare realtà. Nel sud gli imprenditori agricoli, quando va bene, possono solo sperare di essere assunti come braccianti nelle grandi manifatture del pomodoro. Sul treno per l'Abruzzo, dove Giacomo mi aspettava alla stazione di Teramo, la vista maestosa del Gran Sasso mi ha riportato una nota di ottimismo. Qui le cose vanno un po' meglio, anche se mi dicono che il prezzo del grano all'ingrosso ha toccato punte di 10 centesimi al chilo, meno di quanto costi produrlo. Mi è stato utile confrontarmi con le grandi dimensioni. Non immaginavo potessero esistere luoghi così belli e variegati dove lavorare la terra. Tornare a San Tommaso è stato un po' come tornare a Lilliput. Ma se grandi estensioni significa anche grandi problemi, piccolo mondo quantomeno può rappresentare un'agricoltura a misura d'uomo. Quasi quasi dei miei prati io conosco ogni zolla. La vista fugace dei laghi dal pianoro è solo una parvenza del mare. Ma l'agricoltura di montagna è così. Difficile già di natura, le pendenze si vincono coi terrazzamenti. I movimenti coi mezzi meccanici sono difficoltosi. E la manualità del fare è ancora strategica. E io in essa mi ritrovo. Non mi spaventa sporcarmi le mani. Mi ha spaventato di più la situazione di Salvatore in Sicilia, che sventolava in continuazione nell'aria le carte della banca, le ipoteche, i mutui a sostituire altri mutui. Thank you.
Le ragioni delle scelte di vita a volte hanno motivazioni lontane, un po' sbiadite nel tempo, ma radicate nell'inconscio. Le giornate di pioggia in cui sono costretto a lavorare al coperto riaccendono ricordi precisi di quando ero bambino. Passavo pomeriggi interi nel fienile in solaio tra i gatti a guardare la pioggia, le gocce rimbalzanti nelle pozzanghere, il migrare lento delle nebbie sul Monte Barro. Mi lasciavo cullare dai suoni attutiti del cortile, pigro e sonnolento. Mentre sgrano i chicchi del Gran Turco, le ore scorrono uguali, sotto l'identico spettacolo, rassicurante e familiare. Le galline sono un trattato di matematica applicata tra i più eleganti dell'universo. Armoniche nella forma e nei colori, civettuole nell'incedere, complesse nei rapporti sociali. Se fossi nato in Africa, probabilmente direi la stessa cosa di un ognù. Ciascuno in fondo agli animali che gli capitano. E nel mio destino le galline furono lo spartiacque netto tra l'infanzia ingenua e beata e il mondo adulto. Del dolore.